Senti, te la dico così per togliermi dall'imbarazzo subito. Allora, siccome siamo a un crocevia storico, sarebbe un po' troppo poco se io mi mettessi a parlare per i miei 20 minuti del congresso della CGIL. Perché se abbiamo appunto, come ci diciamo, come sappiamo, queste sfide davanti, sarebbe riduttivo. Però la metto così: i chilometri fatti in questi giorni, le nottate passate insonni in queste settimane, il dolore l'odite che mi attanaglia qui per la stanchezza, non mi possono non far dire che il fatto di essere riusciti a presentare un documento alternativo, che potremo presentare un documento alternativo al 19° congresso della CGIL, è già un traguardo che francamente per me poi la cosa è tutta da fare. Ma francamente non era scontato. Non era scontato perché non era scontato che ci arrivassimo, perché da soli non ce l'avremmo potuta fare, perché abbiamo dovuto costruire e come dire, testare delle alleanze con altre soggettività e perché non era scontato uscire dall'attacco che, come è stato ricordato, ha tentato di farci la burocrazia della CGIL nel regolamento. Non era scontato riuscire nel direttivo in cui si è discusso di quella cosa a rimanere con la testa alta, a uscire con la consapevolezza di tutto il direttivo che noi avevamo ragione ed è l'unica possibilità per la quale oggi anche quel tentativo che è stato fatto da parte della burocrazia di limitare ancora di più la modalità di fare un congresso può essere ancora messo in discussione, lo faremo nei prossimi giorni, non voglio qui parlare di questo, ma diciamo essere usciti da quel direttivo con la forza della nostra ragione è stato fondamentale e non era scontato, non era affatto scontato. E guardate, stiamo facendo le assemblee, stiamo iniziando a fare le assemblee di preparazione in questi giorni. E stanno andando tutte tanto bene. Siamo stati a Brindisi con i compagni di Taranto pochi giorni fa, ieri a Torino e a Cuneo. Posso dire una cosa: vedere Pasquale Lovianco, come si parlava prima, carico a molla come non mai, va bene un bel po' di chilometri, lo dite, la stanchezza e tutto il resto, credetemi. Compresi anche compagni che erano usciti, avevano fatto altre scelte sindacali, oggi ritornano, compagni che erano nella maggioranza adesso stanno con noi. E guardate, e di fronte a tutta questa incredibile paura che sembra avere, non lo so se ce l'hanno per davvero, ma che sembra avere la maggioranza della CGIL, tanto da farci dell'attacco in commissione del regolamento, io ribadisco quello che ho detto al direttivo nazionale, in alcuni contesti, in alcuni territori, come per esempio a Bergamo, da dove vengo, dove su 14 funzionari la maggioranza ne ha 13, cioè uno soltanto sta con noi, ma ancora non gli bastano, per cui ne staccano altri due, di fronte a tutta quella paura. Ma noi l'abbiamo già vinto il congresso, perché vuol dire che in questi 4 anni, quello che prima, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo dimostrato, niente di fronte a quella paura, quando abbiamo deciso di fronte con Dario, così quasi come se niente fosse, ci siamo detti, vabbè, se non ci faranno entrare a fare le assemblee, i singoli iscritti faremo i volantinaggi fuori delle fabbriche, no? L'abbiamo pensato come una cosa così, vabbè. Quando l'ho detto al direttivo si sono terrorizzati, andate a fare i volantinaggi fuori delle fabbriche, no? Mi raccomando, si assumano. Oggi si parla solo di questo in CGIL, cioè della possibilità che noi si vada fuori dalle fabbriche a fare i volantinaggi. Allora, ecco, di fronte a tutto questo, voglio dire, sì, siamo di fronte a un crocevia storico, però passo dopo passo penso che dobbiamo fare le nostre battaglie e questo credo che sia un passo importante. Poi vorrei soffermarmi su alcuni temi, tanti sono già stati detti, quindi mi posso permettere di concentrarmi solo su alcuni. Il primo, la questione salariale. È stato detto, se c'è un'urgenza
in questo momento nel paese per le persone, i lavoratori e le lavoratrici pensionate e le pensionate che rappresentiamo, è proprio la questione salariale ed è legata a doppio filo con quello che ci siamo detti ieri, cioè alla questione della guerra, ma non soltanto, è vero, l'impennata inflazionistica era iniziata prima, sicuramente è resa più drammatica dalla guerra e rischia di deflagrare in autunno, quando tra un po' la benzina la troviamo a 2,50 euro, in autunno molte fabbriche rischiano di fermarsi perché i costi delle materie prime, quindi rischia di essere ancora più drammatica per gli effetti della guerra. E guardate, il tema è esattamente questo. Allora, per mesi anche la CGIL non ha detto niente sulla questione salariale, non ha detto niente sull'inflazione, nonostante appunto questi dati che ci arrivavano, lampanti, no? In Europa l'unico paese in cui il salario è andato indietro, giustamente ricordato, esattamente per i 30 anni dal 1992. E per mesi non abbiamo detto niente e poi adesso iniziamo a dirlo, avete visto adesso ogni due giorni il segretario generale della CGIL esce sui giornali per dire basta, è ora di alzare i salari, benissimo, ma siamo già in ritardo perché ormai non serve più dire, bisogna fare, e il tema è esattamente questo, e cosa facciamo per alzare i salari? Al momento la CGIL sta chiedendo la detassazione al governo, cioè che significa in assenza di una patrimoniale? Significa altri tagli allo Stato sociale, alla scuola, alla sanità e a tutto il resto. Siamo disposti invece quando diciamo è ora di alzare i salari, a mettere in discussione gli ultimi 30 anni di politica contrattuale e salariale che hanno fatto CGIL e CISL e UIL, siamo disposti a mettere in discussione il patto per la fabbrica e l'IPCA che hanno firmato 4 anni fa, nel 2018, non 30 anni fa, nel 2018, ed è stato la rovina, un fallimento totale. Siamo disposti a dire che tutto parte dall'aver accettato nel 2016 un contratto nazionale dei metalmeccanici che era una catastrofe, ma che per accettare il fatto che o rientravi con FIM e UILM o ti piegavi ai padroni oppure non contavi più niente, oggi davvero rischiamo di non contare più niente. Guardate, ci tengo a dirla questa cosa, i metalmeccanici non soltanto hanno il meccanismo dell'ICCA, ma hanno il meccanismo che l'ICCA ce la pagano ex post, per cui noi questo mese, il 25, scusate, a giugno del 22, abbiamo preso 25 euro di aumento, era un contratto un anno fa, rinnovo, che piegava Federmeccanica, in realtà Federmeccanica che ci ha piegato a noi, perché ci ha convinto che i 112 euro di aumento che prendevamo erano tanti, invece in giro di 6 mesi l'inflazione se l'è mangiata, e noi prendiamo 25 euro di aumento a fronte del 6,7 di inflazione. Però ci dicono che a giugno del 23 prenderemo gli 88 euro dell'ICCA, che non sono l'inflazione, è l'ICCA, quindi è depurato esattamente di quello che sta aumentando in questo momento, ma li prendiamo a giugno. Fate la differenza tra 88 e 25 per 13, sono 1.100 euro per ogni quinto livello metalmeccanico, 1.100 euro che lasciamo in tasca ai padroni. Bombasseri a casa mia a Bergamo, il padrone della Brembo, ha preso quei 1.000 euro e li ha dati in mano agli operai, ad ogni singolo lavoratore della Brembo, e gli ha detto il sindacato non è più autorità salariale, l'autorità salariale dopo anche lo straordinario, il super minimo, tutto quello che diceva Dario prima, sono io, perché i soldi te li regalo, e l'ha fatto una settimana prima di aprire che il sindacato gli presentasse la piattaforma per il rinnovo del contratto aziendale, lì ha detto in un secondo il sindacato non serve più a niente, il padrone in fabbrica sono io, punto. E non è il problema di Bombasseri, un Falco, un Avvoltoio, una delle peggiori canaglie di Confindustria, il problema non è nemmeno quella RSU, che non so nemmeno io cosa avrebbe dovuto fare di fronte al padrone che dà 1.000 euro in mano a tutti, il problema è che il sindacato con quei soldi glieli ha lasciati in mano. Allora io penso esattamente che noi dovremmo riprendere in mano, il sindacato dovrebbe riprendere in mano questa vertenza, non soltanto oggi dire bisogna alzare i salari, ma costruire appunto una mobilitazione nel paese attraverso delle proposte che appunto non siano la detassazione, perché se no me lo ripago di nuovo io le briciole che mi vengono date, e mettere in discussione anche decenni di scelte sbagliate, e non ci sarebbe più grande occasione in questo momento, perché appunto si lega tutto questo a quello di cui abbiamo parlato ieri, perché guardate, interessantissima la discussione di ieri, ma i lavoratori e le lavoratrici che sono bombardate dalla televisione su chi è più cattivo, la Russia, l'Ucraina, questo, quell'altro,
quell'altro, un giorno gli dicono questo, un giorno gli dicono quell'altro. Guardate, c'è una cosa semplice secondo me, che i lavoratori e le lavoratrici capiscono e capirebbero benissimo: uno, che la guerra fa schifo, la guerra è brutta e la guerra fa male, perché questo si capisce facilmente; due, che la guerra la pagano le popolazioni dappertutto, in Ucraina certamente come prima istanza, ma la pagano anche i lavoratori e le lavoratrici russe, la pagano i lavoratori e le lavoratrici italiane per l'effetto dell'impoverimento dei salari e di quello che rischia di succedere in autunno. Questo lo capirebbero facilmente, e sulla base di questo noi potremmo costruire una mobilitazione sì sulle condizioni materiali, salariali dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche contro appunto la guerra. E sarebbe anche facile spiegare che la guerra la perdono le popolazioni, appunto. A me dà veramente fastidio sentire i governanti europei dire bisogna aiutare l'Ucraina a vincere la guerra. No, bisogna aiutare l'Ucraina a fermare la guerra. La guerra non la vince nessuno, o meglio, la guerra da una parte e dall'altra, chi la vince non importa. Il problema è che da una parte e dall'altra la perdono tutti, e dicevo, non sarebbe difficile spiegare che la guerra la perde il pianeta. La perde il pianeta perché i governi mettevano risorse, miliardi su miliardi, non sulla sanità, la scuola, tutto quello che dopo il marzo del 2020 doveva essere la priorità, invece continua ad essere l'ultima delle voci di spesa, la mettevano sulla transizione energetica, perché bisogna salvare il pianeta, perché non si può più sostenere questo livello, eccetera eccetera. Noi gli dovevamo pagare gli investimenti alle imprese, e oggi in un minuto siamo tornati che va bene pure il nucleare, vanno bene le trivellazioni nel Mediterraneo, tra un po' va bene anche il carbone, soprattutto va bene comprare il gas dagli americani, che lo estraggono attraverso il fracking, cioè attraverso la cosa più devastante per il pianeta. Allora, sarebbe facile spiegarlo così, se avessimo appunto la forza di farlo. Seconda cosa che volevo dire, prima Dario diceva delle cose sacrosante sullo sciopero. Lo sciopero non basta proclamarlo, lo sciopero non basta buttare gli 8 ore, lo sciopero non basta farne 2 all'anno così di testimonianza, o 1 ogni 7 anni di testimonianza. Guardate, una delle cose che proveremo a dire in questa campagna congressuale è anche questa: io non vorrei che nel frattempo noi ci stiamo abituando al fatto che lo sciopero è quasi una colpa. Dello sciopero 1 ogni 7 anni fatto in ritardo a Natale, dopo che le leggi sono state già approvate, quasi ti devi giustificare, perché a me ha colpito proprio tanto che non ci sia, come dire, che adesso al mio segretario generale le parole non mancano, se c'è una cosa che mi manca è di farsi capire, eppure ve lo ricordate, a balbettare per spiegare le ragioni dello sciopero del 16 dicembre, a balbettare, a non saper rispondere a chi ci diceva, ci accusava, a reti unificate, dopo 2 anni di pandemia fate uno sciopero. Cavolo, voi dopo 2 anni di pandemia fate una guerra. Noi dopo 2 anni di pandemia ce lo rivendichiamo che chiediamo lo sciopero. Ricordi Ennio, quando tu mi hai rimasto impresso, quando tu spiegasti lo sciopero del settore pubblico dopo la pandemia, dicendo: questo è uno sciopero di dignità, gli eroi e le eroine che avete mandato al massacro per decenni d'Italia la sanità pubblica e per aver finanziato la sanità privata, che hanno dovuto affrontare il Covid a mani nude, fanno uno sciopero di dignità per chiedere sì il loro salario, giustamente, ma anche le assunzioni nel settore pubblico. Lo sapevi dire tu, ma la tua segretaria generale non lo sapeva dire. Allora io penso che invece noi dobbiamo, in questa campagna congressuale, andare a dire: lo sciopero è il più bello dei diritti che abbiamo, noi dobbiamo essere orgogliosi di quel diritto, per me è il più bello dei diritti della Costituzione, perché non ce l'hanno tutti lo sciopero, non è un diritto di tutti, è un diritto solo nostro, è quello che assume il fatto che dentro la fabbrica, dentro al posto di lavoro, non c'è una situazione uguale, perché comanda il padrone. Ma tu, tramite lo sciopero, puoi sempre dire: tu comandi in fabbrica, ma se io incrocio le braccia, da questa fabbrica non esce un bullone. Ed è questo che mi riporta a tenere alta la testa. Ed è questo che dovremmo provare a dire. Guardate, io so già che in questo congresso ci diranno, la burocrazia della CGIL è già iniziata, ci diranno: sì, ma belle le vostre parole, sono bellissime, ma i lavoratori, le lavoratrici non si mobilitano, e quindi quello che voi dite cade come coriandoli, no? Perché si sfrantuma sul fatto che i lavoratori non ti seguono. Beh, per me il problema però non è che i lavoratori non ci seguono, uno, perché
come dire, già solo ascoltare sindacalisti che spargono rassegnazione come se non ci fossero domani, mi viene da dire a quei sindacalisti: cambiate mestiere, perché non è il vostro, perché voi dovreste fare il contrario, e che ogni 4 anni non si fa il processo ai lavoratori e alle lavoratrici che non si mobilitano, si chiede di fare autocritica al gruppo dirigente che non ha saputo mobilitarli. Ma perché in Gincappare ce l'hanno fatta? Ma perché un collettivo di fabbrica riesce a portare 40.000 persone 2 volte in 6 mesi a Firenze? No, ma chiediamocelo davvero, perché secondo me non ce lo siamo ancora chiesti fino in fondo. Secondo me GKN non è solo la vertenza simbolica in questo momento per eccellenza, da cui tutti dovrebbero imparare, tutti e tutte, ma GKN in qualche modo ci hanno mostrato una strada e un metodo. La strada è quella della lotta, non ce n'è, dell'occupazione, e un metodo è quello del rapporto dentro la fabbrica, attraverso il collettivo di fabbrica, assembleare con i lavoratori, con l'assemblea dei lavoratori, e fuori dalla fabbrica nel rapporto con i movimenti, nella capacità di costruire convergenza, senza mai essere settari, ma essendo tanto, tanto, tanto radicali. Vado subito all'ultima cosa che volevo dire, perché mi ha chiamato il tempo. Allora, ultime 2 cose. Mi chiedevano a Cuneo, quando siamo stati con Alyosha l'altro ieri a fare l'assemblea, una lavoratrice giovane, precaria, delle ditte in appalto e subappalto delle cooperative sociali, diceva: sì, ma noi come possiamo fare, no? Perché noi non ce l'abbiamo quella forza, noi siamo precari, noi siamo gli appalti, subappalti, il sindacato serve a questo. Il sindacato serve esattamente a spiegare che io ho uno strumento, ed è uno strumento solidaristico, per cui lo so che tu, lavoratrice precaria della ditta in appalto e subappalto delle cooperative sociali, non è da te che può venire un cambiamento, ma io come sindacato devo avere la forza di costruire là dove posso i rapporti di forza per cambiare le cose. Quando Whirlpool era in crisi, ma il resto dell'industria dell'elettrodomestico stralavorava, noi chiedemmo alla FIOM: facciamo sciopero del settore, perché non è possibile che Whirlpool a Napoli chiude mentre Electrolux a Susegana sta stralavorando. È quella la forza del sindacato, e esattamente, grazie Dario che l'ho ricordato, perché quando firmammo quei protocolli a marzo del 2020 annullammo esattamente questa forza, cioè dicemmo, perché ci vennero a raccontare in FIOM: fu una litania per 2 anni, noi attraverso i protocolli per la sicurezza abbiamo riconquistato il ruolo del sindacato nel governare l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei tuoi posti di lavoro. Sbagliato. Tu hai dimostrato come FIOM che le grandi fabbriche forse si salvano, quelle piccole non me ne frega niente, perché in quelle piccole non c'era uno straccio di mascherina, e se anche a marzo del 2020 la Brembo, la Dalmine, la BB, tutte le grandi fabbriche avessero potuto avere tutto quello che in quei protocolli di sicurezza chiedevamo, le mascherine mancavano all'ospedale. Tu in quel momento hai esattamente disatteso il tuo ruolo come sindacato, cioè quello di dire: se ci sono 1.000 mascherine nella provincia di Bergamo non possono andare per produrre freni delle macchine o tubi d'acciaio, ma devono andare esattamente lì dove servono, dove è essenziale, cioè alle casse dei supermercati e nelle corsie di un ospedale che stava crollando. Questo per me è un vulnus centrale. Chiudo su una cosa che fa un po' ridere. Ieri Checchino mi ha ricordato un bellissimo film, e una scena di un film bellissimo, che così mi consente di parlare anche di un'altra roba, cioè: i diritti sociali sono la stessa cosa dei diritti civili. Al prossimo che mi dice, dopo che si è suicidata Chloe Bianco, una donna trans a cui hanno impedito di fare l'insegnante esattamente perché era trans, il prossimo che mi dice che i diritti civili sono un'altra cosa dai diritti sociali, io lo ribalto a schiaffo in faccia questa volta, perché non è vero. Io come sindacalista mi sento toccata dal fatto che non solo una donna trans ha il sacrosanto diritto di autodeterminare e di voler essere quello che vuole di fronte a una società bigotta e femminista, ma soprattutto il sacrosanto diritto di essere un insegnante. E io come sindacalista questo davvero non lo posso accettare, e non è perché è un'altra cosa da quello, dal mio core business di sindacalista, è esattamente
esattamente la stessa cosa, come per me appunto è esattamente il fatto che il sindacato ha la necessità oggi di dire che quello che è successo ieri negli Stati Uniti, cioè l'abolizione del diritto all'aborto con quella vergognosa sentenza della Corte Suprema, è un problema. E avete sentito oggi già Pillon dice che bello, speriamo che questa bella brezza di novità e di medioevo arrivi finalmente anche in Europa. Ecco, noi abbiamo quell'urgenza come sindacato, che c'entra con la scena del film. La scena del film è complicato vederla, perché bisogna superare un po' di pregiudizi, perché se la cercate su YouTube dovete cercare Siamo tutti froci, e non è facile. Un film di Manfredi e non mi ricordo chi, la scena finale in cui, insomma, Manfredi, dopo aver scoperto che il figlio è gay, a un certo punto si ritrova di fronte ai suoi compagni di lavoro, muratori edili degli anni 70, in una metro Aniene in costruzione, come ricordava Cristina, con gli Aniene. Stamattina si dicono, Manfredi gli fa: oh, ma sai che me l'ha spiegato il mio medico? Essere gay è normale, siamo tutti froci, dice lui. E i compagni di lavoro dicono: ma che stai a dire? Ma non è possibile, non è vero. E uno di loro gli dice: a me il sindacato non mi ha detto nulla. E Manfredi mi fa: pensate che autorità morale, non solo salariale, era il sindacato allora, per dire che anche su un tema come questo, quel muratore, mentre sta ingozzandosi di vino, dice: a me il sindacato non mi ha detto niente. E Manfredi gli risponde: perché non gliel'hai chiesto? Perché sei troppo impegnato a parlare di scala mobile? Al prossimo congresso presentiamo un emendamento. Questo è la fine di quel film. Ecco, io faccio. Dobbiamo tornare lì, a essere autorità salariale per essere autorità morale. Ho finito, vi aspetto tutti e tutte a Livorno mercoledì. Guardate, i documenti congressuali, l'ultima cosa che dico giù, i documenti congressuali non si presentano a Livorno, si presentano a Roma, al limite se proprio a Milano, nelle sedi della burocrazia, nelle sedi della CGIL. Noi abbiamo deciso di presentarlo a Livorno perché ci piace l'odore delle lotte, ci piace l'odore dei portuali di Livorno che sono passati con noi e che sosterranno il nostro movimento. Facciamo una scelta coraggiosa, che è quella di presentarlo a Livorno al Teatro Goldoni, però quel teatro deve proprio scoppiare, perché visto che non siamo a Roma, siamo a Livorno, quel teatro deve fare il botto che si sente fino a Roma. Grazie.